Ciao ragazzi, ragazzi, eccoci finalmente arrivati con una nuovissima puntata di Spilling the Tea with me, Issima 91, in cui parleremo ovviamente di tutti i gossip spiccioli che sono usciti in questi ultimi 7 giorni, come ogni domenica, sempre alle 13, sempre su questo canale, sempre con me e la mia voce. Insomma, comunicazione di servizio prima di iniziare con il gossip spicciolo. Domenica prossima, che voi sapete che è Pasqua, non ci sarà nessuna puntata, quindi dopo questa di oggi noi ci vedremo con Spilling the Tea, se tutto andrà bene, tra 2 settimane, o se no, se ci dovesse essere qualche edizione speciale anche nei vari giorni. Però domenica prossima a regola nessun Spilling the Tea e buona Pasqua a tutti. Quale buona occasione se non questa per mettere un super like per questa bellissima rubrica che ci tiene compagnia in questi pomeriggi uggiosi, domenicali, quarantenesimi lì, ma sto già pazzando e sono al primo minuto di registrazione, aiutatemi. Oggi come sempre qua sono in compagnia della mia tazzetta di Frozen, un po' Elsa, un po' Anna, un po' Elsa, un po' Anna, ma è vuota come ben potete vedere perché... Eccoci qua. Red Bull Sugar Free. Siccome ho bisogno un po' di energie perché sono un po' smorto, oggi Red Bull, e soprattutto perché ho già caldissimo. In questi giorni fa un caldo a Milano, non so come mai viene un po' freddo, un po' caldo, un po' freddo, un po' caldo, ci si capisce più nulla. Fatto sta che io qua c'ho mille luci che Barbara D'Urso spostate e c'ho un caldo, sto a fare la sauna. Ma come sempre momento ASMR. Che goduria. Questa volta io non ho rovinato il momento ASMR, ma lo hanno rovinato i martelli sopra di me. Stanno a martellare qualcosa. Comunque sentite? Per inaugurare la puntata di oggi, e direi che finalmente possiamo iniziare perché vi ho dato tutto il tempo per mettervi comodi e aver preso la vostra bevanda preferita. Ma ragazzi e ragazzi, non potevo non inaugurare la puntata di oggi con il dirvi il vincitore, o meglio la vincitrice di questa edizione di Amici 2020, perché se non lo sapete io esisto per quello. Venerdì sera su Canale 5 è andata in onda ovviamente la finalissima, che ha reso vincitrice Gaia, la cantante, a furor di popolo, e secondo classificato Javier il ballerino, che in realtà ha vinto il circuito di danza. Quindi i due vincitori di questa edizione sono stati Gaia e Javier, però Gaia la vincitrice assoluta perché ha battuto in finalissima Javier, insomma un casino. Fatto sta, complimentoni, complimentoni, complimentoni a tutti. La mia preoccupazione per i cantanti di quest'anno è questa, la seguente: perché quest'anno i CD sono usciti solo in streaming e anche online su iTunes, ma non è uscito il CD fisico perché non possono fare al momento i firmacopie. Quindi, boh, chissà se faranno successo oppure no, chissà se sarà tutto rimandato tipo a settembre o dopo le vacanze estive, che vacanze sicuramente non potranno esserci, e chissà se quindi il loro successo sarà ormai blando, perché a settembre sapete che poi tra un pochino poi rinizia quella nuova e i cantanti vecchi di solito vengono un po' lasciati un po' in disparte. Fatto sta che Gaia è solamente la quinta donna in 20 anni di programma tipo che vi riesce a vincere il programma. Le altre sono state tipo Giulia Ottonello, mi sembra nel 2003, poi c'è stata Alessandra Amoroso, Emma Marrone e poi Debora Jurato. E poi basta ragazzi, tutti i maschi hanno vinto. OMG! Quindi io farei un applauso ulteriore a Gaia perché quest'anno ha portato il girl power in vetta praticamente. Adoro, 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 faccio in bocca al lupo a lei e anche tutti agli altri partecipanti. Voi fatemi sapere qua sotto tramite commento per chi tifavate, se eravate team Gaia o team Giulia. Io devo dire che l'ho seguito poco o nulla quest'anno Amici, ma mi piacciono sia le canzoni dell'una sia le canzoni dell'altra. Cioè Gaia mi sembra un po' più sperimentale, fa un po'
canzoni più alla 2020, però la mia canzone del cuore è quella di Giulia, che va tutto bene, tipo, io la amo quella canzone, l'ascolto sempre su Spotify. Però complimenti a tutti, vi amo. Ma ragazzi, sorso, perché voglio tornare ennesimamente alla soap opera di queste ultime settimane, che ci sta facendo compagnia, grazie Giulia, grazie Andrea, grazie chiunque, in questa quarantena noiosa. Sto parlando appunto di Giulia Dell'Ellis e Andrea Damante, perché la scorsa settimana io vi avevo fatto vedere le ulteriori prove riguardante il loro nuovo fidanzamento o il ritorno della loro fiamma d'amore, ma subito dopo sono uscite su Chi delle foto che li ritraggono insieme intenti a far spesa. E quindi dopo questa esclusiva uscita sul settimanale Chi di Alfonso Signorini non ci sono più dubbi. Basta ragazzi, adesso si sono trovati anche insieme, ci sono foto dove li ritraggono insieme. Mi volete credere o no che sono in stanno passando la quarantena insieme e sono tornate insieme loro due? Ma non è tanto questo quello di cui voglio parlarvi oggi, ma voglio parlarvi della sorella di Giulia, che si chiama Veronica, che in questi giorni ha lasciato dei commenti sul profilo dell'ex di Giulia Dell'Ellis, Andrea Iannone, e ha quindi scatenato delle polemiche tra le bimbe di Giulia. Cosa è successo? Allora, sempre il settimanale Chi, qualche giorno fa, ci aveva annunciato come scoop che Andrea Iannone, quando si stava lasciando da Giulia, aveva provato a riconquistarla, anche se inutilmente. Ma questa settimana le brutte notizie per lo Iannone nazionale non sono finite, perché ha appena ricevuto la sentenza che lo vuole squalificato per 18 mesi per via di tutto il casino dell'antidoping che gli era stato provato e tutto quanto. E quindi lui si sfoga così su Instagram scrivendo questo: sono passati mesi da quando questa triste storia è iniziata e vi confesso che ogni giorno mi è parso un anno. Essere giudicato innocente non mi lascia certo felice, poiché per la prima volta nella storia un atleta viene giudicato innocente e allo stesso tempo viene condannato a 18 mesi per aver assunto cibo contaminato fuori dal proprio controllo. E non mi fermerò davanti a questa sentenza, perché non dovrà succedere mai più per nessun altro. A questo voi direte: cosa ci rincastra la sorella di Giulia, Veronica? Veronica a questo post risponde, commenta scrivendo: il tempo è galantuomo. E questo commento non è passato inosservato dalle bimbe di Giulia, che ne sanno una più del diavolo e quindi una più di me, che hanno subito attaccato la sorella di Giulia dicendo: ma com'è possibile? È l'ex della tua sorella, la tua sorella è tornata col suo ex, perché te continui a mettere like nei post di Iannone, a commentargli tutte queste cose? A questi dubbi ha risposto la stessa Veronica, innanzitutto scrivendo queste parole: sia chiaro che ho una vita molto piena, soprattutto soddisfacente, perché ho scelto a 32 anni di essere mamma. Non ho 16 anni e quindi è solo un ripiego. Questo per dirvi che se in quarantena vi state rompendo il culo, meditate sulla vostra vita e non sulla mia. In più, Veronica lascia un like ad un commento di una ragazza che la difende, che scrive questo: io penso che non ci sia niente da capire, raga. Fino ad uno o due mesi fa era suo cognato, Iannone. Mangiavano insieme, giocava con le sue bambine e parlava di moto con suo marito. Sicuramente Veronica nutriva stima e affetto per questo ragazzo e con questo commento ha voluto dimostrare vicinanza in un momento della sua vita decisamente cupo da punto di vista giudiziario. Punto. Non è che se la sorella si lascia, allora Veronica boom di colpo lo considera un mostro. È una donna adulta, non una bambina. E se in passato ha messo distanza con una persona che stava con la sorella, si vede che l'aveva vista soffrire a casa sua, intendeva quando si era lasciata con Damante. E poi continua: ora magari non condivide la scelta di Giulia, parere strettamente personale, ma lo rispetta. E poi continua il messaggio, però io qua nello screenshot il commento è diviso, e quindi però il succo di questo commento scritto da una ragazza che ha provato ad pensare al perché Veronica continuasse a mettere like o comunque a sentire Iannone, che è l'ex della sorella,
e like a questo commento di Veronica, la sorella di Giulia dell'Ellis, non ci lascia altro dubbio e quindi ha ragione. Cioè, anche io penserei una cosa del genere. Cioè, in realtà io appena ho visto queste cose ho pensato che la sorella in realtà non fosse molto d'accordo con il ritorno di fiamma tra Giulia e Andrea Damante, dato che, essendo la sorella della lasciata e della, lasciatemi passare il termine, cornuta, tra virgolette, come ha scritto sul suo libro, ovviamente si vede la sorella che sta male per mesi e mesi e mesi per colpa di uno che è diventato il suo ex fidanzato, di colpo ritornano insieme, io non sarei molto d'accordo, e quindi boh, io ho pensato a quello. Però non avevo pensato anche che magari in tutti questi mesi che Giulia e Iannone si erano messi insieme, lui aveva comunque stretto rapporti anche con tutta la famiglia di Giulia, quindi è anche normale, sta passando un periodo un po' così della sua vita, dargli un po' di manforto. Insomma, ragazzi, ragazzi, questa è l'ultima puntata per il momento per quanto riguarda la soap opera più hot di questa quarantena. Lo so che voi siete pieni fino a qua, me ne sono reso conto anche quando vi ho fatto lo scherzo pesce di aprile, in cui ho fatto finta che una celebrities mi avesse denunciato per colpa degli spilling the tea. Nel caso in cui ve lo siete perso, io vi lascio tutto qua, sia il video del primo aprile sia il video del giorno dopo, in cui vi racconto cos'era successo e tutta l'organizzazione di questo scherzo, che per me è stato epicissimo, per alcuni di voi un po' meno, che hanno iniziato, avete iniziato a dire: oh, super attore, ah, sei super attore, chissà quanto fingi. Ma come, nel video del primo aprile ne avete tutti detto non sai recitare, nessuno ci crede, è un pesce d'aprile, Cristiano, impegnati di più la prossima volta. Quando vi dico che era uno scherzo, tutti a dirmi: oh, super attore, bravissimo, menti. Oh, non vi va bene nulla, ragazzi, basta, prendetela come era, era uno scherzo. Però io riho in mano la mia tazza con la Red Bull, perché ovviamente dobbiamo cambiare argomento. Posiamola qua. Oggi, cioè adesso, è arrivato il momento di raccontarvi la lite social, perché adesso si deve litigare, si può litigare solo tramite Instagram, che riguardano due persone super peperine qua in Italia. Sto parlando di Soleil, ultima protagonista di Pechino Express, appena stata eliminata, e Elena Santarelli. Loro due come mai avrebbero litigato, tra virgolette, per colpa di Alberto Dandolo, la persona che sta dietro Dago Spia, che anche lui ne sa una più del diavolo, e quindi direi una più di me. Oggi è diventato lo slogan questo, eh? Tutti sanno, ne sanno una più del diavolo e quindi una più di me. Adoro. Dago Spia praticamente sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto di Soleil che lei stessa aveva pubblicato qualche giorno fa, scrivendo questa cosa: ma questa ragazzina, tal Soleil, che in queste ore dalla Repubblica Dominicana in cui è fuggita, non curante del lutto e delle tragedie che la sua patria sta vivendo, posta sul suo seguitissimo profilo questa foto in cui struscia il suo punto G su un tronco latino bello largo e potente. Nessuno è capace di frenarla per il suo stesso bene? E poi ancora più irritante la frase: distanze social, mi sto preparando ad affrontarle per tutta la vita. Il tutto in questa foto scattata qualche minuto fa su una spiaggia di Santo Domingo. Italiani, scusatela, perdonate lei e i suoi due neuroni che amano ballare la salsa e la macarena tra loro anziché connettersi e comunicare. Qualcuno fermi lei e i due ospiti che ha in testa. Allora, come mai Alberto Dandolo, alias Dago Spia, ha pubblicato questa foto di Soleil scrivendo questo commento proprio cattivo, acido? Perché, se non lo sapete, ve lo dico io, Soleil qualche settimana fa è stata risucchiata dall'occhio del ciclone qua in Italia, fuggendo, andando in vacanza a Santo Domingo il giorno prima dell'inizio della quarantena qua in Italia, e quindi tutti si sono arrabbiati con lei. Adesso si sta lamentando perché da Santo Domingo non può tornare in Italia, ovviamente, e quindi tutti ce l'hanno con lei in questo momento. Ha pubblicato poi questa foto con annesso commento di Dandolo. Cosa c'entra adesso Elena Santarelli? Ah, faccio una piccola premessa.
la foto, il commento di Alberto ci può anche stare. Avrei evitato una cosa un po' bruttina quando ha parlato del suo punto G che struscia sul tronco di marmo. Questa roba qui l'avrei evitata. Comunque, Elena Santarelli ci rincastra in tutto questo perché ha commentato questo post di Dandolo scrivendo: a me preoccupa di più chi la segue. Tutto questo, ragazze e ragazzi, non è passato inosservato da Soleil, che ok è a Santo Domingo e poverina non può tornare in Italia dalla vacanza, ma ha visto tutto questo ambaradam che sta succedendo in queste ore e quindi ha ben pensato di fare un Instagram Stories ripostando il commento di Elena Santarelli e il commento di Cecilia, come si chiama, Capriotti, che ha risposto ad Elena Santarelli ridendo, scrivendo questo: ma il vero pericolo sono loro. Mi hanno mandato questi screen di commenti sotto il post del soggetto di cui vi parlavo ieri. Queste donne sono personaggi pubblici, purtroppo. Le do del lei perché non la conosco ed ha anche una certa età ormai, per cui evito anche di andare oltre con i miei pensieri sulla sua persona. Ma dovrebbe seriamente rivalutare le sue priorità. Magari se dedicasse più tempo alla propria felicità anziché agire da hater invidiosa e frustrata, addirittura, ma soprattutto hashtag ignorante coronavirus. Voglio prenderò tantissime offese per questa battuta, però mi fa ridere. Faccio una piccola premessa del perché ho fatto coronavirus, perché è super virale un video e un remix anche di canzone di Cardi B che smatta dicendo coronavirus, e quindi mi ha fatto ridere. Scusate per questa battuta infelice. Stavo dicendo, hashtag ignorante, anche la sua carriera tornerebbe ad avere un senso senza tutta questa disperazione. Ma soprattutto non dovreste ridurvi a preoccuparvi di chi mi segue, tanto voi follower li comprate. In bocca al lupo, vi auguro gioia e serenità. Parabum! Che botta! Ma, ragazze e ragazzi, se Elena Santarelli al momento ancora non ha risposto a questa risposta datale da Soleil, ci ha pensato Carina Cascella a dirne quattro a Soleil dicendo questo sul proprio Instagram. Ma davvero questo microbo, tra parentesi, perché di ciò si tratta, si permette ancora di parlare? Ma davvero tale Soleil, senza un minimo di cervello, attacca e offende una donna come Elena Santarelli? Oppure Cecilia Capriotti? Mi ha bloccata tempo fa, per fortuna, quindi non posso taggarla. Perché? Perché gli ho scritto chiaramente cosa penso di lei, riferendosi ovviamente a Soleil, una nullità che non dovrebbe avere la possibilità di esprimersi perché dice solo minchiate. Ora, ragazze e ragazzi, tutto questo che vi ho letto io l'ho trovato sul sito BCF, che anche lui è fonte di gossip e fonte di salvezza in questa quarantena. E quindi, se non ci avete capito nulla, potete andarlo a rileggere da quel sito che io adoro, che tanto è scritto benissimo, super facile e lo capisco persino io, quindi lo possono capire tutti. Ma fino a questo momento che sto registrando, Soleil non ha ancora risposto all'attacco di Carina. Non so se risponderà, ma la storia insegna, ogni qualvolta che io pubblico un video di gossip parlando di un argomento, puntualmente l'ora dopo escono degli aggiornamenti, quindi al massimo mi rifarò sentire io, non vi preoccupate, ma voi fatemi sapere qua sotto tramite commento ovviamente cosa ne pensate di tutto questo ambaradam santo dominghesco, perché adoro, balliamo la salsa anche noi con i nostri ultimi due neuroni che ci sono rimasti in testa grazie a questa quarantena. Ma ragazzi e ragazze, siamo arrivati agli ultimi gossip di questa settimana. Voliamo in America, perché se qui la soap opera principale è Julia Delellis con Andrea Damante, in America sono in piena, ovviamente, emergenza da The Rhythm of the Night. E una superstar, super celebrity, super cantante che io adoro, ha appena pubblicato sul suo Instagram una notizia shock per quanto riguarda lei e la sua famiglia. Praticamente sto parlando di Pink, cantante super affermata e super
Bona, la amo Pink, la amo, che sul suo Instagram ci fa sapere di aver preso il The Rhythm of the Night, ma di essere sopravvissuta e soprattutto guarita, dicendo questo: due settimane fa io e mio figlio di 3 anni, Jameson, stavamo mostrando i sintomi del The Rhythm of the Night. Fortunatamente il nostro medico di base ha avuto accesso ai test ed io sono risultata positiva. Con la mia famiglia eravamo già in quarantena a casa ed abbiamo continuato a restarci per altre 2 settimane seguendo le istruzioni del nostro medico. Un po' di giorni fa, continua Pink, ho rifatto il tampone e sono risultata negativa. È assurdo che il nostro governo non renda i test più accessibili. Questa malattia è grave e reale. Le persone devono sapere che la malattia colpisce giovani e anziani, sani e malati, ricchi e poveri. E dobbiamo rendere i test gratuiti e più ampiamente accessibili per proteggere i nostri bambini, le nostre famiglie, i nostri amici e le nostre comunità. Con queste parole Pink non solo ci fa sapere che fortunatamente lei è guarita, ma lancia anche una frecciatina al governo americano, perché se non lo sapete, ve lo dico io, la sanità americana non è gratuita come qui in Italia, ma è super a pagamento, servono tipo delle super assicurazioni che ovviamente non tutti si possono permettere, quindi la sanità, permettetemi di dirlo, in America è un po' rispetto alla nostra, anche se hanno tutte le peggio strutture e tutto quanto, però in poche parole, se paghi vivi, se non puoi pagare muori. E quindi questa è la frecciatina che Pink ha voluto mandare, ma ci fa anche sapere che ha donato ben $1 milione in beneficenza per quanto riguarda il The Rhythm of the Night. Ma ragazzi, ragazzi, arriviamo adesso ad un argomento un po' più superficialotto, un po' più ridiamo un po', perché vi avevo detto qualche settimana fa che Katy Perry era rimasta incinta del fidanzato Orlando Bloom. E adesso, tramite un post di Instagram, abbiamo scoperto anche il sesso del futuro nascituro. Secondo voi sarà un maschietto o una femminuccia? Se mi ricordo, vi metterò qua il sondaggio che voi dovrete votare prima di conoscere la risposta, mi raccomando. Non barate, che tanto io lo vedo. Vi do 3 secondi. 3, 2, 1, siete pronti? Nascerà una piccola Katy Perry in miniatura e quindi Katy Perry sta aspettando una femminuccia d'oro e io non potrei essere più contento di così. Bene, bene, bene. Adoro, anche se il momento non è dei migliori per partorire, però comunque io sono super contento, ancora felicitaciones alla nuova famiglia, io non vedo l'ora di vedere la figlia, insomma, quando nascerà. Ancora ci bisognerà aspettare qualche mese, però ci siamo, ragazzi. Ma, ragazza, ragazzi, mi ero dimenticato di dirvi una cosa, perché torniamo un attimino in Italia. Vi avevo detto a inizio video che è finita la nuova edizione di Amici, che ha proclamato vincitrice ufficiale Gaia. Tra pochissimi giorni ci sarà anche la finalissima del Grande Fratello VIP e poi i programmi Mediaset finiranno. Io sono super triste perché mi sa che Temptation Island quest'anno a giugno non lo registreranno e quindi non ci potrà essere a luglio. E in occasione, no, della finale di Amici, Maria De Filippi ha rilasciato delle dichiarazioni e si è detta molto preoccupata riguardante le nuove registrazioni di C'è posta per te, che è appena finito, ha avuto un successo straordinario, è uno dei programmi di punta di Mediaset e, se voi non lo sapete, ve lo dico io, molte puntate che noi vediamo poi a gennaio nella stagione televisiva di C'è posta per te vengono registrate tipo a luglio, a giugno, a settembre, insomma molti mesi prima. E quindi Maria si è detta molto preoccupata per la nuova edizione di C'è posta per te e per le nuove registrazioni, perché per tutto il casino che sta succedendo qua in Italia con le nuove norme, i nuovi nostri comportamenti, non sa più come poter cambiare questo programma, dicendo questo: la TV che faccio io ha sempre rispecchiato la realtà e dunque dovremmo rimodularci.
Bisognerà dare più importanza alle parole e meno ai comportamenti, e quello che diremo dovrà corrispondere ai sentimenti che manifestiamo. La busta dice posta per te, che si toglie e l'abbraccio si potranno ancora fare? Ora non lo so, ma so che la TV deve corrispondere a quello che succede fuori. Questo è il momento che viviamo e di conseguenza va pensato tutto diversamente. Ora, io non lo so se ci si potrà riabbracciare a breve oppure no, però al massimo la soluzione si trova. Si mette, invece di mettere il pubblico tutto stipato nello studio, metti uno qua, tre sedie vuote, un altro qua, comunque per far vedere che la presenza c'è. Quando si aprirà una busta, invece che l'abbraccio, probabilmente, è un po' difficile, però, tipo, persone che non si vedono da anni, viene anche normale abbracciarsi. E poi le persone devono entrare in studio con la mascherina, senza mascherina. Oh mamma. Allora, è una cosa che comunque, ok, ci sono problemi molto più gravi ovviamente, ma comunque fa parte dello spettacolo. La TV in questi giorni ci sta facendo compagnia, come i video su YouTube in questo caso, come Netflix, come chiunque. E non ci scordiamo che molte persone vivono grazie alla TV ed è un lavoro come un altro. E quindi queste preoccupazioni vengono anche spontanee per chi lavora nel mondo dello spettacolo. E si devono adattare in qualche modo. Ora, io spero che da qui a luglio la situazione migliori, ovviamente, però non si sa mai, ma nel caso io sono sicuro che Queen Mary troverà una soluzione sicuramente. Quindi, ragazze e ragazzi, io mi scuso ulteriormente con voi, lo so che ormai ogni settimana c'ho qualcosa di cui scusarmi. Questa volta io mi scuso con voi per i gossip che non sono tutto questo ambaradam, però dobbiamo capire anche il periodo, insomma. Spero comunque di avervi fatto passare questi 20-25 minuti di spensieratezza e soprattutto di avervi fatto compagnia, insomma. Lasciate un mi piace a questo video se ancora non lo avete fatto. Io vi auguro ulteriormente buona domenica, aspetto di leggere tutti i vostri commenti, iscrivetevi al mio canale se ancora non lo avete fatto e attivate la campanella per avere sempre le notifiche ogni qualvolta che io pubblico un video, che vi ricordo pubblico sempre dal lunedì alla domenica a parte il venerdì. Ve lo ripeto ogni video perché c'è ancora gente che quando non si trova il video il venerdì mi scrive in direct su Instagram dicendomi: "Chissima, ma il video di venerdì dov'è?" E io: "Ma come? Lo dico in ogni video che il venerdì non pubblico. Quando pubblico il venerdì è perché c'è un'occasione speciale e di solito poi salto il sabato." Insomma, un casino. Voi attivate la campanella appunto per quello, perché non si sa mai cosa mi prende. E noi ci vediamo con Spilling the Tea tra 2 settimane. Saltiamo la Pasqua di prossima domenica, o magari con un'edizione speciale durante un giorno feriale. Feriale o festivo? Feriale. E con un nuovo video domani per iniziare al meglio la settimana insieme, come sempre, e in compagnia, anche se siamo chiusi in casa. Ci vediamo domani, ciao a tutti! No, ciao a tutti, Chiara! Ciao Chiara, ti amo! Ciao!